Oggi vediamo che cos'è l'Air Tracking Mouse, un modulo del sistema Falco Medical Media Vision, e soprattutto perché è nato e perché c'era l'esigenza di creare questo modulo. Come sappiamo, ormai nello studio ci sono sempre dei device, dei PC portatili piuttosto che dei PC fissi. È una cosa che sta aumentando sempre di più, perché ci stiamo rivolgendo, ci stiamo direzionando verso, insomma, una digitalizzazione degli studi e dell'odontoiatria in generale. Quello che capita spesso è che il medico durante la visita o anche durante l'intervento abbia la necessità di interagire con il proprio PC, quindi di gestire eventuali cartelle, cartella paziente, piuttosto che file, richiamare file durante l'intervento. E fino ad oggi si poteva fare in due modi. Il primo era incelofanare un mouse e una tastiera standard, un palliativo che, insomma, lasciava un po' il tempo che trovava. Successivamente sono entrate nel mercato tastiere e mouse come queste, che sono con coperture in silicone sterilizzabili a freddo. Anche qui comunque, diciamo, c'è una criticità durante, soprattutto durante l'intervento. È vero che queste device sono sterili, però è anche vero, per esempio, che abbiamo bisogno di un piano di appoggio per gestire il PC. Quindi qui l'esigenza di fare un qualcosa di innovativo, un qualcosa di diverso, che è stato possibile grazie all'appoggio del sistema Falco, del visore Falco. Andiamo a vedere quindi l'Air Tracking Mouse, da cosa è composto. È composto da una pedaliera, è composto da un ricevitore attaccato via USB al PC principale dello studio, e ha un trasmettitore che viene posizionato sull'arco del caschetto Falco. Adesso io indosso il visore Falco. Quello che vedete sul monitor è la stessa cosa che io vedo nel visore. Come abbiamo configurato il sistema Falco in questo caso? In questo caso abbiamo due fonti video. La prima è la nostra ESACAM, la seconda è la telecamera occhio USB montata su un braccetto solidale al poggiatesta, posizionata per garantire il coordinamento occhio a mano del medico. Ora indossiamo il caschetto Falco. E in questo caso che cosa faccio io? Vedete, nella parte centrale del video io ho il cursore. Per spostare il cursore basta attivare il puntatore con il pulsante superiore, e come vedete io sto muovendo il cursore con il solo movimento della testa. Questo cosa serve? Ovviamente serve per gestire qualsiasi cosa io abbia sul PC. Quindi in questo caso noi abbiamo il software di acquisizione Archimed, ma potrei avere una cartella paziente, potrei avere un foglio di Word per prendere appunti, e quindi selezionarlo con che cosa? Uno, andando con il cursore sopra il file o sopra il tab, e in questo caso schiacciare con il pedale sinistro, che in poche parole sarebbe il pulsante sinistro del mouse. In questo caso io ho switchato dalla telecamera ESACAM alla telecamera occhio USB. Come vedete, io mantengo, comunque stando in posizione retta, un coordinamento occhio-mano. Se voglio cambiare prospettiva, posso switchare nella telecamera sulla ESACAM e vedere praticamente da un altro punto di vista. Ora posso gestire tutte le funzioni del software Archimed, e in particolare posso uscire, posso richiamare eventuali foto che ho fatto o filmati, oppure posso richiamare
un altro paziente con il CERCA. Ma un'altra particolarità molto importante del head tracking mouse è il controllo di dentatura bocale. Sì, perché nella pedaliera noi abbiamo tre pedali. Il pedale sinistro funziona come il tasto sinistro del mouse, il pedale destro funziona come il tasto destro del mouse, ma il pedale centrale attiva un comando di dentatura vocale che attualmente funziona solo con Windows e permette di scrivere dettando al computer. Facciamo un esempio, in questo caso noi siamo dentro il software Archimed, io devo cliccare, quindi selezionare annotazioni con il sinistro, ecco, in questo caso clicco sempre con il sinistro e premendo con il pulsante centrale inizio a dettare al PC. Da dove? Dal microfono della, in questo caso, della occhio USB. Ecco, come vedete, io ovviamente devo fermare la dentatura vocale, altrimenti il programma continua a registrare. Per fermare la dentatura vocale basta ripremere il pedale centrale. In questo caso il sistema è settato in lingua italiana, ma è possibile selezionare qualsiasi lingua uno voglia. Abbiamo visto quindi come annotare informazioni sul programma Archimed, ma volendo posso sempre col pedale sinistro minimizzare Archimed e richiamare qualsiasi cartella che è sul mio desktop. Vedete, qua ci sono tutte delle cartelle, oppure posso avere un foglio Word minimizzato, richiamarlo nel caso io abbia la necessità di prendere appunti. Normalmente oggi si fa suggerendo all'assistente cosa scrivere, qui possiamo ridurre i tempi di gestione, quindi della cartella paziente, di qualsiasi gestionale, che parlo di qualsiasi gestionale, ma anche qualsiasi documento, in questo caso di Word, e cliccando sempre con il pedale centrale riesco a scrivere gli appunti durante l'intervento. Come vedete, poi ovviamente posso salvare, eccetera. Quindi è a tutti gli effetti un mouse senza usare le mani. E questo è una svolta soprattutto nel campo odontoiatrico, perché vado a minimizzare prima di tutto il rischio di infezioni crociate. Ovviamente riesco a lavorare in maniera più veloce e più snella, e tre, riesco a gestire soprattutto qualsiasi software io abbia in un PC Windows. Credo che con questo io abbia terminato di spiegare le funzionalità di questo modulo. Ovviamente questo è un modulo optional, potete andare sul configuratore di falcomed.com e selezionarlo in base alla configurazione, insomma, desiderata. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!